Buongiorno a tutti. Sono Paolo Pezzino, sono il presidente dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, che è il capofila di una rete di 65 istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea. Consentitemi innanzitutto di farvi un augurio che stiate tutti in buona salute, stiate chiusi in casa il più possibile. Sono qui per raccontarvi le nostre iniziative per il 75° anniversario della liberazione. Avremmo voluto festeggiarlo con le persone davanti a noi, nei teatri, nelle piazze, ma le circostanze ci impongono di farlo virtualmente, virtualmente, ma in maniera non meno intensa e non meno interessante. Intanto, consentitemi due parole. Perché ogni anno noi celebriamo la Resistenza? E che cos'è questa Resistenza che noi celebriamo? Noi celebriamo ovviamente l'impegno dei partigiani sulle montagne, dei cappisti nelle città, a combattere i tedeschi e i fascisti repubblicani, loro alleati con le armi, ma celebriamo anche la Resistenza civile e senza armi di tutti coloro, e furono molti, centinaia di migliaia che si opposero all'occupazione e al fascismo repubblicano anche senza combattere, con gesti di disobbedienza, di sostegno delle forze antifasciste e anche delle forze partigiane, con gesti di solidarietà nei confronti di chi ne aveva bisogno. E quindi celebriamo le donne e gli uomini che senza armi si opposero. Celebriamo gli internati militari italiani che decisero di restare nei campi di prigionia e di internamento pur di non arruolarsi nell'esercito di Salò o tra le truppe della Germania occupante. Celebriamo i sacerdoti che rimasero accanto alle loro comunità. Celebriamo tutti coloro che aiutarono sbandati, antifascisti, ebrei, renitenti alla leva a nascondersi e a sfuggire alla persecuzione. Celebriamo cioè un momento di grande solidarietà e di grande impegno, non di tutto il popolo italiano, ma di una minoranza molto ampia di esso, una minoranza che contribuì in maniera essenziale al riscatto del nostro paese dopo 20 anni di dittatura fascista, dopo la tragedia della guerra e dell'occupazione tedesca. Come celebriamo quest'anno questa cosa? La celebriamo virtualmente, ma non per questo in maniera meno interessante. A partire da oggi, sui canali social dedicati, con l'hashtag Raccontiamo la Resistenza, pubblicheremo ogni giorno contributi visivi, fotografici, di documentazione che proverranno dalla rete dei nostri istituti, ma anche da tutti voi. Tutti voi potete partecipare, potete proporci di pubblicare documentazioni, fotografie, piccoli filmati editi o inediti. E ogni giorno, a partire dalla giornata di oggi, che segna la nascita, ricorda la nascita del triumvirato insurrezionale del Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, ci avvicineremo al 25 aprile in questo modo. Il 25 aprile poi sarà un momento di grande intensità. Faremo una diretta ripercorrendo dal sud al nord, attraverso i nostri istituti, le varie tappe della liberazione dell'Italia. E parteciperanno con noi a questa rievocazione personaggi importanti della cultura, del mondo dello spettacolo. Siamo ancora in fase di definizione di tutti coloro che hanno detto si sono detti disponibili a collaborare. Fatemi dire però alcuni nomi in ordine alfabetico: Claudio Bisio, Ferruccio De Bortoli, Giorgio Diritti, Gad Lerner, Carlo Lucarelli, Maurizio Maggiani, i Modena City Ramblers, Murubutu, Paolo Nori, Moni Ovadia,
Marco Rovelli, Claudio Sarti, Antonio Scurati, Yo-Yo Mundi, Massimo Zabboni e tutti gli altri. Tutti gli iscritti alla pagina Facebook potranno intervenire, portare una loro testimonianza, proporre una lettura o, se vogliono, cantare la loro versione di Bella Ciao. E anche quest'anno, così, in questo modo, ricorderemo la Resistenza. Insieme alla Resistenza ricorderemo un momento di grande solidarietà, in un momento in cui c'è bisogno di dimostrarci tutti solidali per uscire da questa contingenza con dei vincoli sociali, di cittadinanza, di condivisione della cittadinanza ancora più forti. E quindi a tutti buona resistenza.